Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti ad un altro episodio di quello che era la mia vita in Florida, ma siccome me l'hanno probabilmente fregato, forse a vivere in Florida. Quindi ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube. Ho creato anche una pagina Facebook che si chiama Vivere in Florida, quindi fatevi entrare nel gruppo, eccetera, eccetera. Oggi vi portiamo al flea market, ossia il mercato delle pulci. Vediamo cosa troviamo. Solitamente non ci vado mai perché è un po'... ma mia figlia vuole provare, quindi vediamo. Entriamo. Quindi è praticamente un mercato tutto chiuso. Cibo. Ma c'è pure un rally. Mia figlia voleva vedere cos'è sta cosa, quindi niente maschere neanche qua. Ognuno fa quello che vuole. Puzza un po' qua. È vero. Mamma che spussa da naftalina, da questo odore. Quindi qua ci sono tutte quante bancarelle al chiuso di tutti i tipi possibili e immaginabili. Lo fanno ogni sabato e domenica. Qua vendono maschere di tutti i tipi, gioielli. Beh, insomma, sta cosa va avanti, è lunghissima, cioè ci sono, come vedete, tutte altre strade. Cioè, quindi c'è questa principale e poi un sacco di altre stradine dove potete andare a destra o a sinistra. Ah, guardate, borse finte di Michael Kors. Qua ci sono i quadri con le lucette dentro. Carini, ciò, carini. Legni, qua, modelli per aerei, eccetera, eccetera. Ancora mangiare, perché qua agli americani piace tanto mangiare. Qua se volete pulirvi le scarpe. Maschere, lampade carine, altre maschere. Oh, guardate, questo potrebbe servire a lui. Orologi, cassade, mangiare di nuovo. Guarda il lama, lama gigante, peluche, $25 per lui. Lo comprate, vero? Vedete che ci sono altre strade. Madonna, questo è enorme sta cosa. Hai visto, amore? Dondoli vari. Chihuahua. Coltelli. Vedete, questa è roba tutta usata. Qua invece torniamo a roba vera, quindi hanno prezzi elevati. Cammini come i vecchietti, tu. Cammini come i vecchietti con le mani dietro. Ah, questi qua sono quelli che usano a Miami, queste cose qua super elettriche. Che poi si vestono, che hanno... che sono tipo 300 kg. Vuoi assaggiarlo? No, thank you. Ti danno gli assaggini di jerky, quindi della carne seccata. Qua se volete diventare bravi nel mestiere di casa. Dinosauro, altro magnare. E adesso ci giriamo perché siamo arrivati alla fine da questa parte, però in realtà siamo entrati a metà, quindi cioè, non abbiamo visto niente in realtà, neanche ancora. Tavole da surf personalizzate da mettere nel patio, guardate, sono cose di vetro con tutti i cicciolini dentro, belli. Roba usata qui. Queste sono borse per le borse. Là tutta roba usata, capelli, altra roba usata qui. Oddio, abbiamo trovato degli animali. Cos'è sta roba? Oddio, tagus, what is it? Un tagus, non si sa che cos'è. Mamma, la tarantola. Toh, fate un po' gli incubi stasera, che schifo. Ecco, siamo arrivati, ok, ci giriamo. Ragazzi, io lo so che a casa voi avete queste cose, perché mio papà ce le ha. E mio papà c'ha la collezione di tutto ciò che non serve. Se avete queste cose qua strane, le portate qua e potete prendervi $20 all'una. Quindi venite a vendere le vostre cacchiate in Florida. Guardate, una Barbie, le amavo le Barbie. Ci ho giocato solo fino a che avevo 15 anni. Reparto frutta pure. Quindi adesso andiamo per di qua. La saga continua. Altri coltelli.
cioè che letteralmente lo puoi prendere su. Guarda, cos'è sta roba? Una pistola d'aria? Crossbow. Ah no, c'ha la, le freccette. Volete pescare? Reparto pesca. Questo, se avete problemi di bere troppo alcol, questo vi dà l'aiuto. Ok. C'è profumo da incenso qua. A mia figlia piacciono queste cose un po' strane. L'avete studiata voi la storia del Woodstock in scuola? Io l'ho dovuta studiare in sociologia. Che macello ragazzi però. Le M&M's carine. Fatta roba da mettere in giardino, fatta a mano. Questo carretto qua è molto, molto trendy. Specialmente a Natale, ce l'avevano tutti quanti a casa loro. No, le luci. Carino. Saponi, creme. Questo invece è un negozio di scrapbook, quello che io non faccio. Che cos'è lo scrapbook? Qua va molto di moda. Praticamente prendete un libro e ci attaccate su figurine varie, potete buttarci cioè, tutte queste cose, foto. Vedete, ci sono quanti gli attrezzi vari, perché sono seri. Potete metterci fiori dentro ai libri. Insomma, chi può che faccia. Magliette della NASA, si può portare cani. Queste sono molto di moda, sono, le fanno praticamente qua, le fanno loro, questi macchinari. Potete metterci brillantini, farle del colore che volete, farci scrivere quello che volete, vedete? E perché tutti quanti bevono da sti bicchieroni. Guarda, passeggini per i cani. Abbiamo trovato altro cibo, pizze. Cosa c'è di là? Vuoi andare di là? Prendiamo un'altra. Guarda che carino, questi sono quelli di Van Gogh. Le giubbotti di pelle, se siete dei bikers che vi piace andare. Ma oh dai, elmetti. Anche se in realtà non bisogna usare l'elmetto in Florida, non è obbligatorio. Comunque a me sta venendo l'ansia con tutto sto casino. Cioè guardate il casino. Non si può vedere sta cosa. Non oso immaginare cosa ne penserà mia sorella quando vedrà questo video con questo casino dappertutto. Che lei è una professional organizer, è in Italia se vi interessa, e vi può mettere a posto tutta quanta la casa, così non dovete più preoccuparvi del mettere la roba. Comunque lei sta cosa, tutto sto casino, penso che la dovrebbero recuperare da qualche parte se vede sta roba. E arriviamo a un negozio di candele. Ebbene sì, c'è un profumo eccezionale, queste sono candele. We use so aromatic you don't even have to burn them. Guardate, cioè ragazze, pure i drinks, questo mi somiglia a Neo in Fashion. Eccezionale. Birre, tutte candele, tutte candele, vini. Wow, dimmi amore. Sì amore. Mamma, guardate. Ma non vi viene da mangiare sta cosa, assurdo. Wow. Qua è dove mia sorella dovrebbe venire ricoverata. E siamo arrivati dove praticamente c'è tutto per la casa. Scope, roba varia, guardate che grande. Questo è la fine di una delle tante braccia di questo flea market. Li avete mai visti questi occhiali? Guardate, il mio professore di fisica li aveva. Quindi sono così, li mettete da dietro, tac, tac, bellissimi. Altri passeggini per cani. Questa è la fine di un altro braccio. Reparto militare. Cagnetti. Oh. E alla fine di una delle tante braccia c'è questo negozietto. Che voi dite? Che piccinin! Ma no, no, guardate quando entriamo, una biblioteca, cioè guardate che roba, wow, grandissimo, cioè altro che la biblioteca, ho persino perso mia figlia, trovata, ma non ci sono solo libri, potete anche scegliere il vostro bellissimo libro.
abbigliamento. Aspettate che ne ho trovate di più. Scarpe pure se volete. Un po' strana sta cosa. Oh, un aspirapolvere. Ok. Ho trovato gli uccelli. Hello. Ciao. Oh. Non vogliono che si fischi agli uccelli. Tanto non c'è problema, non sono capace a fischiare. Altro mangiare. Ci risiamo con... Cioè, questo va all'infinito. Ci sono anche in Italia queste maschere qua subacquee. Vanno molto bene. Ci sono pure i violinisti. Che bellini. Ebbene sì. Con le luci. Io l'ho sempre voluta da piccola queste scarpe. My milkshake bring the boys in the yard. E ad un certo punto ci troviamo nella giungla. Guardate cosa ho comprato. Mi sento molto figa, ragazzi, con il mio bellissimo cappellino nuovo della Florida e la mia mascherina con Miami Baby. E con questo è tutto dal flea market, ossia il mercato delle pulci. Grazie ancora per aver guardato questo episodio di Vivere in Florida, la mia vita in Florida, e ricordatevi di iscrivervi. Grazie, alla prossima, ciao ciao, baci baci.